Si chiude l'era Pizzamiglio e la società canottieri Vittorino da Feltre si prepara ad avere una nuova guida. A breve la storica realtà sportiva piacentina in riva al fiume Po chiamerà alle urne gli oltre 2000 soci per eleggere il nuovo presidente. I candidati sono Gianluigi Tedesco e Loredana Mazzocchi. A fine anno Roberto Pizzamiglio chiuderà così il proprio mandato, caratterizzato da oltre 500.000 di investimenti. Un ultimo anno però segnato da un'emergenza che ha toccato tutte le realtà sportive, la pandemia da Covid, che impatto ha avuto? Tutto sommato l'anno si chiude abbastanza in modo positivo. La perdita, sicuramente ci sarà una perdita dal punto di vista del fatturato, perché ovviamente le strutture non stanno funzionando a pieno regime. Negli ultimi 4 anni la società Vittorino da Feltre ha superato la quota dei 2000 soci grazie alle opere di riqualificazione sui campi da tennis, piscina e palestra, nonché la realizzazione di nuovi impianti. Abbiamo realizzato il campo da padel ed è stato fatto nel 2018 e credo che sia stato un ottimo intervento. Il presidente uscente racconta ciò che ha fatto anche per cercare di intensificare il rapporto tra la città e il fiume Po, una presenza tanto imponente quanto silenziosa, dimenticata. Il Po è il nostro amico, nel senso che la città è nata sul Po e noi facciamo tante attività sul Po. Tra pochi giorni sarà inaugurato il nuovo pontile utilizzato dagli atleti di canottaggio, ma la proposta rilanciata all'amministrazione comunale è quella di portare gli autobus anche nella zona del Lungo Po. Facendo magari una deviazione del servizio di trasporto urbano, in modo tale che le persone che hanno magari difficoltà oppure che non hanno la possibilità di venire con i mezzi propri possono tranquillamente venire sull'argine grazie al servizio urbano di trasporto. Perché oggi nessun autobus passa sul Lungo Po? Purtroppo no.